Salve a tutti, buonasera, bentornati ai live del canale LeFou, anche se oggi Google ha deciso di cambiare un po' le spostazioni, mi trovo su un canale diverso, ma poi verrà ricaricato anche in quello ufficiale. Quindi mi scuso con tutti quelli che seguivano diciamo, i video dal canale solito LeFou Reloaded, ma insomma... verranno accontentati presto. E quindi sono ammessi, come al solito, commenti scritti in diretta, poi se c'è qualcuno che vuole partecipare in video è benvenuto. Il tema di oggi è un tema molto particolare perché oggi si deve parlare di signoraggio, anzi si doveva parlare di signoraggio con i due deputati Bernini e Sibilia del Movimento 5 Stelle che hanno, diciamo, mostrato molto interesse sull'argomento, tanto che un deputato ha, poi sentiremo un pezzo del suo intervento, ha parlato di signoraggio davanti addirittura al Presidente del Consiglio Letta, colui che per ora almeno è Presidente del Consiglio, e un altro ha invece presentato un'interrogazione parlamentare scritta sul tema della Banca d'Italia, della proprietà della Banca d'Italia, eccetera. Poi andremo a vedere questi temi nel dettaglio. Nel frattempo, siccome è un po' cambiato qualche aspetto tecnico, intanto se qualcuno vuole fare delle, diciamo, dirmi se si sente tutto bene, se il video e la voce sono fluidi. Sono ben, diciamo, contento di, diciamo, di avere un riscontro. Abbiamo già qualcuno che inizia a fare delle domande. Grande novità di YouTube, ho appena visto che si possono mostrare i propri commenti in video, quindi potrò rispondere a domande scritte mostrando quello che scrivete. Ovviamente siate sintetici. Intanto c'è il primo commento, almeno se riusciamo a vederlo. C'è il primo commento interessante che dice: proprio stasera doveva cadere il governo, Sibilia e Bernini staranno smazzandosi i ministeri. Questa è una battuta molto alla, diciamo, alla 5 Stelle. Ecco. Diciamo, se loro non fossero 5 Stelle, magari farebbero questa battuta. Prendiamola sullo scherzoso. Loro sono stati invitati sia pubblicamente, potete seguire, diciamo, l'evoluzione che c'è stata di vari commenti che sono stati fatti nei loro canali Facebook. Uno dei, tra l'altro, sono stati anche invitati su tramite anche Twitter. Sono riuscito a trovare entrambi entrambi gli account sono stati uno dei due. Ho trovato anche l'account Google Plus, quindi l'ho anche invitato all'evento. Gli ho fatto presente l'evento, quindi ce l'avrà, diciamo, segnalato automaticamente. Ma ad ora nessuno dei due si è presentato. Ora sto riguardando anche ora Twitter, niente, non c'è nessun segno di vita. E mi dicono che è tutto ok, che tutto ok, si vede tutto bene. Bene, allora ho scelto l'operatore giusto di internet, non vi dico quale, altrimenti faccio pubblicità. Allora, vediamo un attimo per l'ultima volta Facebook, per essere sicuri che magari qualcuno ha dei loro due stasera riesce a rispondere. Capisco che è sabato sera, ma io ho fatto. Ho aspettato 2 settimane. C'è un su Facebook c'è uno che dice che Sibilia non è la Madonna. Sì, sarà d'accordo anche lui, credo, su questo. Allora, benissimo, benissimo. Allora, quindi niente, faremo meno di loro. Tuttavia, la rete, come dice Grillo, non dimentica, quindi loro sono dei parlamentari, quindi hanno presentato dei documenti. Allora, io oggi ho parecchi documenti e inizieremo subito con un documento video,
che è l'intervento di uno di questi due signori, Carlo Sibilia in particolare, parlamentare cittadino, Carlo Sibilia, che interviene alla Camera. Ed è questo il suo intervento. Stato Sibilia ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il terzo punto di cui si andrà a discutere al Consiglio europeo di domani sarà l'UEM, l'Unione Economica e Sente? Monetaria, Sì. che passa per i provvedimenti in materia di fiscalità, dei quali lei faceva accenno. Un argomento importante, diremmo, importantissimo. Peccato che nessun cittadino italiano, e siamo pronti a scommettere neanche europeo, sappia niente al riguardo. Allora proviamo a spiegarlo noi cosa ha in mente sul serio il Consiglio europeo con l'istituzione dell'UEM. Gli obiettivi sono tre: spezzare il nesso tra banche e stati, promuovere un quadro finanziario integrato, attivare una politica di assorbimento degli shock economici a livello centrale, centralizzando i poteri di controllo attraverso il MES, Meccanismo Economico di Europeo di Stabilità. Questo è quanto riportato nel documento di sintesi dell'incontro del 5 dicembre 2012. Ora non polemizziamo sul fatto che queste siano o meno le priorità dei cittadini europei, però analizziamo il primo punto. Spezzare il nesso tra banche e stati. Ebbene, signor Letta, mi spiega qual è il nesso tra banche e stati oggi? Mi spiega qual è questo nesso se la Banca Centrale Europea è di fatto di proprietà delle banche centrali nazionali? Diremmo benissimo. Se le banche centrali nazionali fossero di proprietà dei cittadini, dello Stato. Peccato però che le banche centrali nazionali siano di fatto, e ci tengo a precisare di fatto, banche di proprietà di istituti di credito privati. L'esempio è la Banca d'Italia, che non è di proprietà dei cittadini italiani, come il nome potrebbe lasciar pensare, ma bensì di proprietà di Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Assicurazioni Generali, tutte SPA e tutte trasparentemente elencate sul sito della Banca d'Italia attraverso questo documento. Quindi è come dire che dei soggetti privati siano proprietari della nostra moneta e ce la prestino richiedendola indietro con l'interesse. Ma se la moneta è dei cittadini, degli stati, allora perché ce la prestano? E qui diciamo, l'intervento completo è stato sbobinato da, leggo un attimo, da un loro collega Magno Di Stefano. Pubblicherò a breve un post con tutti i riferimenti e tutte le fonti di cui parlerò oggi, tanto per essere sicuri. Quindi abbiamo sentito in questo intervento già due elementi importanti. Il primo è quello della Banca d'Italia che sarebbe proprietà dei privati, di SPA quindi, e il secondo, il tema della banca centrale che è dei privati, che ci presta la moneta che invece dovrebbe essere dei cittadini. Questo è un tema caro a Grillo, che Grillo conosco bene, faccio vedere spesso questo biglietto. Questo è il biglietto di uno spettacolo di Grillo del 2009, al tempo in cui pensavo che Grillo dicesse delle cose corrette anche dal punto di vista tecnico, scientifico, diciamo. Poi andando a verificare un po' mi sono ricreduto e avrei voluto parlarne appunto con i due deputati, però proprio perché loro sono parecchio interessati sulla vicenda. Il secondo invece documento che permette anche di parlarne in assenza dei diretti interessati, è un'interrogazione parlamentare scritta dal collega Bernini, che adesso cercherò di farvi vedere, se mi è possibile, se riesco a trovarla. Eccola qua. Eccola qua, vediamo un po' se si vede. Sì, si vede anche se purtroppo non la parte più interessante, che invece è la parte inferiore. Adesso vedo un attimo di tagliare al volo l'immagine per farvi vedere l'interrogazione nella parte più interessante. Scusate,
diciamo, l'improvvisazione, ma non ho potuto fare tutto subito. Ecco, vediamo un attimo. Vediamo, a parte appunto che c'è il classico tema anche della Banca d'Italia privata, eccetera, eccetera. Vediamo se ci riusciamo. Eccolo qui. Vediamo subito. Eccolo qui. Sì, ci siamo riusciti, evviva. Ve lo faccio vedere al volo. Eccolo qui, eccolo qui. Bene. Parla appunto il deputato della vicinanza, appunto addirittura sovrapposizione dei controllori e dei controllati proprio della Banca d'Italia per questa proprietà privata della Banca d'Italia, eccetera, eccetera, cita Adusbef e poi cita una legge, la legge 262 del 2005, articolo 19,10, che prevedeva la ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, dove veniva sancito il trasferimento delle quote detenute dai soggetti privati, enti pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. E poi vuole sapere il deputato giustamente perché dal 2008 ad oggi, cioè dal momento in cui doveva esserci questi trasferimenti, si può dire, di quote, ad oggi non è stata applicata la legge che prevedeva la cessione delle quote della Banca d'Italia da parte degli istituti privati, eccetera, eccetera, di fatto impedendo la riappropriazione pubblica, ovvero dei cittadini della banca. Allora, iniziamo ad affrontare questo primo punto. Ah, nel frattempo, io, tanto per tenere il segno, diciamo, utilizzerò questa lavagnetta. No, tutti conoscete la lavagna, questa normale, grande, che ho usato per i video. Conoscete la lavagna media, adesso c'è anche la lavagna piccolina che può essere utile in alcuni casi come questo. Abbiamo i complottisti e i debunker questa volta sono io. Abbiamo il tema della Banca d'Italia del signoraggio e vedremo anche del signoraggio secondario. Qui parleremo, diciamo, fonti e altro, scrivo malissimo quando sono girato, fonti altro. Quindi andremo a vedere se ci sono delle fonti, eccetera, che parlano del tema della Banca Italia privata e di tutte queste varie cose che ha sollevato il deputato, e vedremo cosa ne pensano i complottisti. Loro dicono che c'è un complotto, avete sentito, anzi, poi sentirete anche il deputato alla Camera che parla dei Bilderberg, della trilaterale, eccetera, e vedremo invece cosa dicono i debunker, cioè persone come me che si prendono questo compito di andare a verificare. Lo vedremo tema per tema. Allora, andiamo subito a vedere, anzi, stavolta a rivedere quello che è stato presentato, questa bella interrogazione. Parla della legge 262 del 2005, articolo 19,10. Ah, finalmente una fonte. Allora, dunque, l'articolo, vediamo un po' dov'è questo articolo. Un attimo, ho un po' di materiale in giro, vediamo di ritrovarlo. Eccola qui. Allora, la legge, eccola qui. 28 dicembre 2005, 262, eccola qui. Questa è la legge, è abbastanza corposa. Allora, articolo 19, 10, eccolo qui. Allora, cosa dice? L'ho evidenziato, potete cercarla tutti e poi vedrete sul mio blog ci sono tutte le fonti scaricabili. Dice, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo eccetera eccetera, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i famosi 3 anni di cui parlava il deputato, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato da altri enti pubblici. Allora, dice che va ridefinito l'assetto, ma non parla di trasferimento di queste quote allo Stato. Semplicemente. Quindi la domanda è una domanda inutile perché questa legge non prevede, come dice il deputato qui in fondo, vedete,
impedendo la riappropriazione pubblica, eccetera, eccetera. Perché questa legge non parla della riappropriazione della Banca d'Italia da parte dello Stato. Del resto sarebbe un po' stupido che lo Stato nel 2005, credo ci fosse Tremonti dietro quella legge, avesse previsto una cosa del genere. Poi spiegheremo meglio. Quindi diciamo che per quanto riguarda il complottismo, questa prima, diciamo, no, e il debunker per ora vince perché, insomma, si è fatto consigliare da uno studente in legge, che è Pier Gaetano Fulco, e che mi ha aiutato anche poi per uno schema che vedremo dopo e che ringrazio tanto. Comunque lui è del PD, quindi potete, diciamo, i grillini possono insultarlo e poi vedremo, tra l'altro, di risolvere il nostro problema, quanto fa PD meno L. Non lo so perché PDL meno L lo so, ma PD meno L io non lo so, e quindi poi magari se c'erano i due deputati ce lo facevamo dire cosa effettivamente quanto faceva. Conosco la matematica, ma PD meno L, per me continua a fare PD meno L. Quindi abbiamo visto che l'interrogazione di questo parlamentare era un'interrogazione un po', diciamo, basata sul nulla. Poi sulla questione di Banca Italia c'è sempre questa storia della sovrapposizione, diciamo, di poteri, no? Del fatto che la Banca d'Italia è posseduta dai privati. E poi di conseguenza anche la Banca Centrale Europea, come quel discorso un po' claudicante, sinceramente, che abbiamo appena sentito. Ebbene, facciamo un attimo di chiarezza. Allora, innanzitutto, la BCE nasce da un trattato, che è il trattato di Maastricht, e il conseguente poi trattato sul sistema di banche centrali europee, quindi BCE. In questi trattati si definisce che cos'è la BCE, cos'è il sistema delle banche, diciamo, l'eurosistema, incluso il ruolo delle banche nazionali, eccetera. La legislazione ovviamente cambia nel tempo, come è giusto che sia. Poi cosa succede? Succede a un certo punto che arriva il complottista e dice: beh, siccome la Banca d'Italia ha delle quote, queste quote sono dei privati, quindi la Banca d'Italia in verità è un SPA, lo diceva anche Grillo in uno spettacolo Apocalisse Morbida dal 96 al 98. Se volete lo sentiamo anche, ma potete trovare, basta cercare Beppe Grillo, signoraggio bancario. Quindi di conseguenza la BCE è privata. Questo è assolutamente falso, ovviamente la BCE, cioè l'eurosistema, dovremmo parlare, è formato da tutte le banche nazionali. Il fatto che anche se una banca fosse privata, non è che la Banca Centrale Europea diventa automaticamente privata. Uno potrebbe fare il ragionamento opposto: le altre sono pubbliche, allora è pubblica la Banca Centrale Europea. In verità, sia la Banca Centrale Europea che quella d'Italia sono tutti e due istituti pubblici, quindi sono pubblici e rispondono alle legislazioni che si applicano agli enti pubblici, quindi non, diciamo, non le legislazioni che riguardano ad esempio le aziende, le vere SPA. Ora potremmo parlare appunto di che cos'è la Banca d'Italia, perché il fatto da dove vengono le quote del 30, la legge bancaria del 36, eccetera. Questo avrei voluto parlarne con i diretti interessati in modo da chiarire le loro idee, però non è stato possibile. E pazienza. Allora, vediamo un attimino invece che come è fatto lo schema della Banca d'Italia. Allora, abbiamo detto, la Banca d'Italia ha una capitale del 36 che era diviso in quote. Sono 300.000 quote di 1.000 lire l'una, allora adesso sono 52 centesimi nominali, e queste quote erano state divise per delle banche che poi nel dopoguerra erano pubbliche e poi negli anni 90 sono state privatizzate, quindi queste quote che erano sostanzialmente in mano pubblica sono diventate poi in mano privata. Le leggi della Banca d'Italia si sono adeguate nel tempo a questa situazione e hanno separato nettamente quello che è il compito dei privati nella banca e quello che invece è il compito dello Stato. Vediamo uno schema, sempre grazie al mio amico
avvocato, ma lo chiamo così anche se è solo studente in giurisprudenza. Vediamo qui in basso a destra l'assemblea degli stakeholder, cioè l'assemblea dei detentori delle quote, no? Dei partecipanti, che cosa fa? Elegge il Consiglio Superiore. Allora, il Consiglio Superiore. Che cos'è il Consiglio Superiore della Banca d'Italia? È formato da 13 membri, ognuno dei quali è eletto in una regione, diciamo in una sede regionale. E tutti questi insieme formano il Consiglio Superiore. Chi sono questi eletti? Uno dice, beh, se i partecipanti sono banchieri, saranno dei banchieri. E invece no, sono generalmente professori universitari di economia, giurisprudenza, eccetera, e ci sono sostanzialmente degli imprenditori. Lo vanno a fare gli imprenditori. Perché eleggono gli imprenditori invece di eleggere i banchieri? Domanda che uno si dovrebbe fare, se davvero gli interessa. Allora, vediamo se riesco a trovare. Allora, vediamo un attimo, se riesco a trovare il materiale. Allora, sì. Cosa fanno appunto i. Cosa fa? Vediamo un attimo se ce la faccio. Ecco, il Consiglio Superiore cosa fa? Basta cercare Consiglio Superiore di Banca Italia nel sito della Banca d'Italia e c'è una breve spiegazione. Dice: è l'organo cui spetta l'amministrazione generale, nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della banca. Nomina su proposta del governatore, quindi decide il governatore, il direttore generale e i vice direttori generali e concorre, fornendo un parere, solo un parere, alla procedura di nomina del governatore. Verità, il governatore, come avete sentito recentemente, cioè quando è stato eletto Visco, anche quando è stato eletto Draghi, eccetera, lo decide il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Loro ratificano e basta. Ha competenze su aspetti gestionali, organizzativi e contabili. Adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale e l'assetto organizzativo generale della banca, cioè l'aspetto tipo banca come azienda, approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa e gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e viene informato dal governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della banca. Cioè viene informato il Consiglio Superiore solo per quello, tra l'altro, che riguarda l'amministrazione della banca. Cioè, ecco perché vengono eletti in quello schema degli imprenditori, perché si occupano solo dell'aspetto di banca come roba che deve funzionare. Parlano con i sindacati, cioè per i contratti, non riguarda tutto quello che abbiamo visto finora e che si può discutere tra l'altro dallo statuto della banca e dai regolamenti, eccetera, non riguarda né la politica monetaria né la vigilanza, quindi non è il controllore che controlla il controllato e il controllato controlla, non c'è una. Non c'è un conflitto di questo genere. Rivediamo lo schema un attimo, in basso a destra, l'assemblea dei partecipanti, cosiddetti stakeholder, elegge il Consiglio Superiore che si occupa solo di questioni interne. Su proposta del governatore, poi abbiamo detto, elegge il direttore generale e i vice direttori, i quali formano, insieme al governatore di nomina politica, il direttorio, né più nemmeno. Ecco perché la rappresentazione di banca privata è assolutamente falsa, cioè non succede. E quindi non succede né perché effettivamente glielo permettono per legge, né succede davvero perché, tra l'altro, la politica monetaria è in mano a chi? È in mano alla BCE. Poi quindi neanche possono dire dai, emetti più moneta, aiutaci. Non lo possono neanche fare, neanche se governassero, non lo fa fare neanche il governatore della Banca d'Italia. Lo decide insieme ad altri, ma non è neanche ricattabile. E lo statuto divide proprio i compiti, e proprio per questo i banchieri non eleggono persone interne loro perché non si vogliono privare di loro collaboratori per farli andare a lavorare in Banca d'Italia, non gli serve nulla. Resto dimostrazione delle dimostrazioni, per esempio quando c'è stata la crisi MPS,
Monte Paschi Siena, una delle idee era quella da parte dello Stato di ricomprare le quote di MPS per finanziarlo in quel modo. Però poi lo Stato ha detto: ma noi cosa ci facciamo con quelle quote? Che poi è la grande domanda alla quale non rispondono poi quelli che parlano di Banca Italia privata. Ora mi fermo un attimo così leggo anche un po' di, diciamo, di risposte. Allora, intanto c'è sul PD-L, c'è una risposta di Alex D che leggiamo qua un attimo. PD-L vuol dire che il PD ha tutto del PDL tranne che la L. Quindi sarebbe PD meno la libertà in questo caso. Va bene. Tanto saluto anche Pier Gaetano Fulco che si è palesato, appunto, lui che ha collaborato, mi ha dato un attimo la mano, diciamo, in questo live. Saluto Fotogian, che è autore, tra l'altro, di Frottole Signoraggio, sito ben documentato, che parla da dove sono partito, diciamo, per questo studio sul signoraggio bancario, che osserva che quelle lavagne si trovano solo più nelle scuole del secolo scorso. Ne comprate un paio in saldo. Beh, effettivamente non ho potuto resistere che questa lavagna qui, tra l'altro, vedete, è un fronte retro, è davvero in Ardesia, quindi è veramente un prezzo raro. L'ho trovato in un supermercato, niente di che. È così. Bene, 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 bene. Saluto intanto tutti gli avventori. Anche chi dice che, insomma, che senso ha fare questo live. Leggo tranquillamente anche diciamo un commento contrario. Se non ci sono i deputati, era meglio farlo con loro. Così al solito monologo le fuffino che sarei io. Arrivederci, gente, buon mattone. Io ringrazio l'avventore. Però io del resto ho invitato, ecco, faccio vedere l'invito, se riesco, eccolo qui. Questo è l'invito che è stato fatto e vedete sotto che Carlo Sibilia ha risposto, il deputato ha risposto, ci proveremo, saremo lieti con Salvatore Tamburro di cui dopo parleremo. Ecco, magari, ecco, approfittiamo di parlare del loro esperto, no? Che volevano chiamare, cioè Salvatore Tamburro. Salvatore Tamburro è un ragazzo che si è laureato in economia e commercio. La tesi di laurea l'ha fatta in economia degli intermediari bancari ed è questa. Questa era la tesi di laurea del dottor Tamburro. Il dottor Tamburro ha fatto questa tesi di laurea, si chiama La Banca d'Italia, il signoraggio e il nuovo ordine mondiale. Ale. Allora, le fonti, oltre alle fonti che uso anch'io, cioè le fonti riguardanti appunto gli statuti, eccetera, eccetera, diciamo, compila questa tesi di 170 pagine circa, in cui per esempio parla anche della Banca d'Italia, ma non conclude. Cioè, parla di Banca d'Italia in generale, cita anche questa legge, dice anche lui robe sul fatto che questa legge dovrebbe, diciamo, aiutare diciamo, la statalizzazione, però poi alla fine non dice qual è il problema, non chiude un po' il ragionamento. Parla poi, ne parleremo, del signoraggio primario, del signoraggio secondario, con cose anche abbastanza esilaranti, poi ne parleremo. E questo è il loro esperto. Allora, il loro esperto si è laureato in economia e commercio, ha fatto una tesi su questo argomento, ma sarà, c'è una tesi, quindi avrà un significato questa tesi. Allora, ascoltate cosa dice il professore, no? Questo è il professore qui, si chiama Giuseppe Santorsola. Giuseppe Santorsola,
al professore gli scrivono, gli scrive il blog Econoliberal e gli scrivono appunto, ma c'è una tesi che circola in rete dove lei compare come relatore, eccetera, eccetera, ma lei ricorda questa tesi? E dice il professore che deve considerare che questa tesi è ovviamente l'opinione dell'autore. Sul sito www.signoraggio.com è pubblicata una mia intervista che espone con chiarezza il mio pensiero che contrasta nettamente con l'impostazione stessa del sito, cioè il sito Signoraggio, che si riferisce poi alle teorie di questo signore, eccetera, eccetera. Quindi praticamente questa è una tesi che contiene delle idee, delle posizioni che sono completamente disconosciute. Del resto, ha una bibliografia assolutamente insufficiente, nel senso che prende roba da giornalisti e da. Per esempio da Auriti, che non c'entra niente, è un professore di giurisprudenza, di cui poi si potrebbe parlare perché ha un contatto poi storico con Grillo e il fascismo, e qui potremmo stare a parlare 2 o 3 ore, ma lasciamo stare. E quindi diciamo che questa è una robaccia, diciamo una tesi robaccia di cui poi ci divertiremo anche a leggere qualcosa dopo, perché appunto, quello che diceva Grillo nel 96-98, prendendo spunto da Auriti, lo stesso che qui viene anche citato, e quello che dice il deputato, abbiamo sentito, ci prestano la moneta, la banca centrale che è privata ci presta la moneta, è una cosa di cui parleremo anche stasera. Allora, quindi. Tornando però alla nostra lavagnetta, abbiamo visto Banca Italia, abbiamo visto prima che la legge era cannata, abbiamo visto anche adesso che i partecipanti al capitale non hanno potere né di politica monetaria né di sorveglianza, quindi qui i complottisti sbagliano. Un altro punto per i debunker, evviva, siamo già 2-0, attenzione che qua si fa cappotto. Allora parliamo del signoraggio primario, no? Loro ci prestano i soldi, ci stampano i soldi, poi ci riprestano e creano il debito. Questo che dice il deputato, questo che diceva Grillo, è quello che è scritto esattamente anche qui nella tesi di Tamburo, l'esperto che dovevano fare intervenire. Allora, vediamo cosa dice l'esperto. Esempio in soldoni del signoraggio, questo è scritto nella tesi, scritto in soldoni del signoraggio, preso da www.signoraggio.com, il sito di qui sopra. Di Pascucci dice: lo Stato prende in prestito una banconota da 100 euro dalla banca centrale e la paga con un'obbligazione da 100 euro. A fine anno dovrà drenare dalla popolazione quei 100 per restituirli al legittimo proprietario, che è il banchiere internazionale. Più gli interessi, diciamo un 2,5%. La banca centrale ha stampato quella banconota spendendo tutto compreso 30 centesimi di euro. Quindi era solo un pezzo di carta, una merce come un'altra, come un biglietto del cinema, mentre la banconota da 100 che lo Stato restituisce alla banca centrale l'ha tolta a noi ed essa è frutto del nostro lavoro, delle nostre fatiche, del nostro sudore. Insomma, è pregna di valore e impegno umano. La banca centrale è una tipografia e si comporta come se fosse la padrona delle banconote. Ergo, il signoraggio su una singola banconota è di 102,5 meno 0,30 uguale 102,2. Questo dice. Allora, questo è un esempio del signoraggio non solo in soldoni, diciamo, è in soldoni, ma in soldoni falsi. Allora, iniziamo. Lo Stato prende in prestito una banconota da 100 euro dalla banca centrale. Fine. Fine. Perché non è vero. Lo Stato non prende in prestito niente dalla banca centrale. Allora, vediamo perché. Chi lo dice? Allora, lo dice il Trattato di Maastricht, innanzitutto. Cosa dice il Trattato di Maastricht? Dice che nell'articolo 101 che la Banca Centrale non può prestare moneta agli stati, ma non può neanche finanziare nulla degli stati. Non è la Banca Centrale che può fare una roba del genere. Ci sono degli istituti appositi, noi se ne è discusso per la Grecia, eccetera, ma la Banca Centrale non presta soldi allo Stato. Punto. Questa è una balla.
La banca centrale emette moneta con altri metodi, poi vedremo anche le fonti di quello. Quindi il trattato di Maastricht, articolo 101, vieta il prestito di moneta allo Stato. Il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali, cioè la SEBC e della Banca Centrale Europea, ribadisce l'articolo 21, cercatelo, il prestito di moneta allo Stato. Lo ribadisce, cioè lo statuto della BCE ribadisce che non presterà soldi agli stati. Quindi ribadisce una cosa già ovvia. Si potrebbe dire, ma sai com'è? Potrebbe darsi che la Banca Centrale Europea comunque sia lo fa, con qualche regolamento, no? Lo permette. Allora, questo è l'indirizzo della Banca Centrale Europea, questa è la versione del 2005, non so se ce n'è un'altra, sono un po' di paginette, spiega come tecnicamente si fa, quindi chi vuole divertirsi può sceglierselo. Vi dico il titolo così lo trovate facilmente, è uscito sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, si chiama Indirizzo della Banca Centrale Europea del 3 febbraio 2005. La sigla è BCE barra 2005 barra 2 e dice principi, strumenti, procedure e criteri per l'attuazione della politica monetaria unica dell'eurosistema, cioè come si emette la moneta e come si ritira, eccetera. Qui non c'è scritto che si presta moneta agli stati. Fine della teoria del signoraggio, che lo Stato prende i soldi dalla banca centrale e glieli devi ridare con gli interessi, eccetera. Del resto, chi avesse letto per sventura il bilancio della Banca d'Italia, ogni anno pubblica una relazione annuale, può vedere alla fine che la Banca d'Italia versa tutti i suoi utili allo Stato. Perché è un istituto pubblico e versa tutti gli utili allo Stato. Quindi quei guadagni che fa con il signoraggio, che in verità non è quel 100 e passa, ma sono solo gli interessi sui titoli e gli interessi, i famosi TUC, il tasso unico di riferimento, sono soldi che vengono girati allo Stato. Si vede dal bilancio della Banca d'Italia. Inoltre la Banca d'Italia mette da parte dei soldi in riserva, le riserve sono dello Stato. Benissimo. Allora, quindi in questo caso sul signoraggio, del resto non hanno fonti i signoraggisti, io ho le fonti che dicono che quello che dicono è falso. Ma perché ce lo prestano i soldi? Che non ce lo prestano i soldi, semplicemente. Fine. Beh, si è fatto subito, eh? Quindi a questo punto se c'erano qui i deputati, potevano dirmi: no, ma c'è questa legge che ci dice che è vero che la banca centrale presta i soldi allo Stato. È difficile che ci sia, perché violerebbe tutti i trattati internazionali, le leggi, i regolamenti stessi della banca centrale. Quindi ci sarebbe poco da replicare. Comunque sia, le cose sono vere anche dopo un po' di tempo, per cui se loro signori avranno desiderio di replicare, potranno farlo con comodo. Poi a questo punto ci sono alcuni particolarmente fantasiosi che iniziano a dire sì, ma lo fanno di nascosto. Sì, ma in sostanza è così. Comunque l'emissione crea debito, eccetera. A ogni domanda di questa ovviamente c'è una risposta. Del resto ci sono migliaia di economisti che pensano subito: perché noi non stampiamo soldi e ce li prendiamo? Basta. Ovviamente ci hanno pensato tutti, e non è che sono tutti una massa di idioti e poi arrivano delle persone che non sono competenti e dicono: ah sì, ho trovato la maniera per diventare tutti ricchi. Ecco, ci sarà una ragione per la quale non si fa, non perché c'è un complotto giudo-plutarco-massonico mondiale, ma semplicemente perché questo creerebbe una grandissima inflazione, che schiaccerebbe comunque le povere, diciamo, le fasce più deboli della popolazione, inclusi per esempio gli operai che hanno uno stipendio fisso, eccetera. Poi si potrebbe parlare di quello che succedeva in Italia prima dell'81, con
con la Banca d'Italia sotto il tesoro che ricomprava i titoli, però insomma qui andremmo veramente in là e poi preferisco, diciamo, limitare semplicemente dicendo, limitarmi dicendo che quello che hanno detto è falso, documentalmente falso, e che non c'è nessuna legge che permette alla Banca Centrale di prestare soldi allo Stato e non lo può fare. Quando si dice compra i titoli di Stato, eccetera, lo fa nel mercato secondario, sarebbe un ragionamento da fare. Quindi no. Punto. Quindi anche questa cosa è falsa. Bene. Allora, vediamo se c'è qualche commento, eccetera. Allora. Ah, ringrazio intanto il mio compagno rettiliano che dice, vediamo qui, oggi la tua esopseudopelle umana sembra proprio vera. Sì, infatti l'ho appena rinnovata e mi dona, oggi mi dona, davvero. Allora, c'è qualcuno che aveva detto appunto perché hai organizzato il live da solo, ma perché poi volevo anche stanare, un po' fare un'operazione verità, insomma. Uno va in Parlamento, spara certe robe e poi non accetta un confronto. Benissimo. C'è chi invece è contento, dice: ho fatto bene a organizzare ugualmente questo intervento. Magari ci degneranno di una replica scritta, appunto. Meglio ancora, no? Una replica scritta, perché l'unica cosa che ho letto di scritto da loro, tra virgolette, no, dai, gli esperti loro, è questa roba che chiamano tesi di laurea. Disconosciuta dallo stesso professore che l'ha fatto laureare. Poi c'è chi chiede appunto, e con una simile tesi gli hanno comunque dato la laurea? Sì, gli hanno dato la laurea. Io, cosa volete? Ognuno giustamente, se gli danno la laurea, ognuno fa quel che può, ok? A noi non ci laureavano gratis, ecco, anzi, stavano a misurare il singolo punto, il mezzo punto. Ringraziamo intanto tutti i nuovi arrivati, gli spettatori che stanno commentando in maniera molto frequente. Abbiamo anche chi si lamenta che ha perso 30 minuti di live, vabbè, non fa niente. Dunque, allora, bene, ad ora mi pare che siamo a posto con i commenti. Dunque, abbiamo risolto rapidamente il problema del Banca d'Italia, il problema del signoraggio primario. A questo punto, in generale, c'è sempre il genio che dice: no, ma il vero problema è il signoraggio secondario. Poi, se ci fosse Marra, qui direbbe quello terziario, insomma, come lo chiamo, che ce n'è un altro, se ne è inventato un altro ancora. No? Ci sarebbe un altro complotto, perché questo è interessante, no? Ci sarebbe un altro complotto, il complotto del signoraggio secondario. Chi vuole approfondire la cosa può vedere i miei video sul signoraggio secondario, ovvero sul meccanismo di riserva frazionaria. Allora, vediamo un po' come funziona rapidamente questo meccanismo di riserva frazionaria. Un attimo che lo cerco. Ecco, questo è il regolamento della Banca d'Italia del 2003 che disciplina la riserva obbligatoria minima. Lo faccio vedere così lo trovate facilmente. Questa è la sigla, ok? BCE 2003/9. Perfetto. Allora, questo dice praticamente come funziona e dice che all'articolo 4,2. Diciamo evidenziato, dice che un coefficiente di riserva pari al 2% deve essere applicato ad ogni passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva. L'aggregato soggetto a riserva è la raccolta. Allora, cosa significa? I soldoni. Come funziona il meccanismo di riserva frazionaria? Allora, io vado in banca, ho i miei 100 euro, eccoli qui. Li porto in banca, la banca ne diventa proprietaria. Come proprietaria? Ma non sono soldi miei. Sì, sono soldi tuoi, ma la banca è proprietaria.
Da quando in qua ci stanno imbrogliando? No, perché è un articolo del codice civile, si chiama Depositi di denaro, articolo 1834. Parla proprio, libro quarto, obbligazioni dei singoli contratti, dei contratti bancari, dei depositi bancari. Parla proprio dei depositi bancari e dice: nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà. Noi andiamo, depositiamo, la banca diventa proprietaria. Ed è obbligato a restituirla nella stessa specie monetaria, cioè io ho un deposito, ho messo dei soldi, lui mi deve ridare dei soldi alla scadenza del termine convenuto, ovvero legale significa oppure, a richiesta del depositante con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti da giusi, salvo patto contrario, versamenti, prelevamenti secondo la sede della banca, eccetera, eccetera. Cosa significa? Significa che io porto dei soldi in banca, la banca diventa proprietaria. Perché diventa proprietaria? Perché poi ci fa quello che vuole. E non mi deve chiedere il permesso, come qualcuno crede. Non mi deve chiedere il permesso, ma tu cosa ci hai fatto dei miei soldi? Tu mi hai dato i soldi? Bene, io ti ho, in cambio ti ho dato un credito. Quando la banca quindi ci dà un credito, si indebita. Ok? La banca prende 100 euro e crea un debito. C'è un bilancio, si bilancia. Poi cosa fa? Di questo credito, di questi 100 euro, ne mette da parte 2 euro. Quindi, perché c'è il 2% della raccolta. Quindi ha 98 euro che può prestare. Questo viene citato anche, tra l'altro, vorrei dire, ma dalla tesi post-quinternata di Tamburro, il quale inizia il capitolo 6, la riserva frazionaria, dicendo: come spiega il Nobel per l'economia Paul Samuelson nel suo testo Economia, a fronte di un nuovo deposito, la banca può concedere un prestito aggiuntivo per un ammontare massimo pari al nuovo deposito meno la somma trattenuta sotto forma di riserva a qualsiasi titolo. Cioè, cosa significa? Significa quello che abbiamo appena detto. Io do 100 euro alla banca, la banca se ne tiene 2 in riserva, non nella sua riserva, presso la Banca d'Italia, tra l'altro, per sicurezza, e 98 euro li può prestare. A quel punto presta 98 euro, quindi ha un credito verso chi ha preso questi 98 euro. Quindi prende 100 euro, si indebita con noi, presta 98 euro, ha un credito di 98 euro. Tutto si bilancia e ha 2 euro da parte. Tutto si può fare uno schemino, l'ho fatto nei video, ve lo andate a vedere. Però questi 98 euro poi girano, vanno nelle altre banche e tornano alla stessa banca di prima, eccetera. Quindi cosa succede? Che si creano crediti e debiti, che si pareggiano tutti. Questa si chiama moneta secondaria, nel senso che sono comunque conti in banca che possono essere subito recuperati, quindi 1 o 2 giorni al massimo si possono riprendere come fossero moneta, quasi come se fossero moneta. Ora, qualcuno furbescamente dice: questo significa che se la banca prende 100 euro, ne può prestare, che so, 10.000. Questo è assolutamente falso. È, diciamo, un trucco che non tiene conto, tra l'altro, dei debiti che vengono contratti dalla banca ad ogni deposito e che fraintendono molto gravemente e, diciamo in modo mistificatorio, è colpevole a livello di truffa ed imbroglio verso le persone che ascoltano il concetto di riserva frazionaria. Quindi, semplicemente, cosa succede? Succede che la banca, non è vero che, per esempio, come raccontano anche alcuni filmati molto chiari ai deputati di qui sopra, c'è un pulsante magico nella banca che permette di creare moneta per erogare un mutuo. Non c'è, non è vero, non succede così, altrimenti la banca non avrebbe mai una crisi, presterebbe, avrebbe sempre tanta moneta da prestare e non si preoccuperebbe del fatto che alcuni non possono restituirla. Allora, quindi, quali sono questo signoraggio secondario? Le fonti. Allora, abbiamo visto l'articolo 1834 sui depositi di denaro, poi abbiamo appunto il regolamento BCE sulla riserva frazionaria, questo è andato. Abbiamo anche, se volete, una sintesi
della BCE, poi vi manderò il link, in cui si spiega come funziona la riserva frazionaria. E poi possiamo anche contare il fatto che c'è una legge che diciamo, impedisce a un istituto di credito di prestare più moneta di quella che è raccolta e di quelle che ha in attivo, che è la legge fallimentare, la legge del 16 marzo del 42. Quindi ci sono una serie di norme che regolano l'emissione monetaria, diciamo, l'emissione monetaria, il meccanismo di riserva frazionaria e quanto può prestare la banca e quanto può raccogliere, e non c'è neanche una legge che dice, a meno che qualcuno non me la trovi, che dice che la banca può prestare più soldi di quelli che raccoglie. Perché prestare significherebbe avere comunque un ammanco, perché non può prestare soldi che non ha, semplicemente non lo può fare. Del resto, vi ripeto, loro cosa dicono i signori registi? Io immagino che la banca commerciale prende questi 100 euro, li mette in riserva e poi presta 10.000 euro. Ripeto, questi soldi non so, in riserva non sono presso la loro riserva, sono presso la Banca d'Italia, non li possono neanche toccare. Quindi se fosse come dicono loro dovrebbero prendere questi soldi, metterli nella banca centrale e finisce lì. Quindi immaginate quanto può essere vero quello che dico. Quindi, allora, le banche hanno messo tre fonti, i complottisti per ora non hanno presentato neanche una fonte, neanche qui, neanche nella tesi. La riserva frazionaria è trattata in quattro pagine, parla di coefficienti, SEB, comodizzazione riserva. Ad esempio, ipotizzando la banca, eccetera, eccetera, meccanismo creato dal nulla in quanto i depositi continuano a esistere come denaro, eccetera. Non parlo ovviamente del debito che contrae, eccetera, eccetera. E non cita neanche un articolo di legge che gli permetterebbe di fare una cosa del genere, perché non c'è, e quindi pazienza. Bene, e quindi, se ci fossero stati qua i deputati, avrebbero potuto dire: sì, no, aspetta, noi conosciamo qual è l'articolo di legge. Sì, non è stato citato nella tesi, non c'era bisogno di trovare un articolo di legge per giustificare una tesi di laurea, cosa vuoi? Noi non siamo abituati a presentare le fonti, però magari esiste questa fonte. Beh, non mi risulta che esistano, anzi, se facesse come dicono loro, avremmo una banca che agisce in una maniera diversa dagli altri, cioè che può accumulare dei debiti. Quindi non vedo che problema ci sarebbe, per esempio per MPS che ha accumulato dei miliardi di debiti, basta prestare altri soldi, cosa gliene può importare, no? E invece è in crisi, ma chissà perché, è un po' un controsenso, no? Bene, tanto diamo un'occhiata a come stanno andando i commenti. Allora, dunque, vediamo, scusate, che sto guardando i commenti da un'altra parte. Bene, bene, bene. Allora, allora, c'è chi mi chiede come mai un secondo canale. Non è un se C'è stato un po' un disguido con Google. Comunque caricherò questo video sul canale principale. Questo è, me lo sono ritrovato come canale. Bene, vediamo, c'era qualcuno che aveva citato un magistrato, però non lo vedo. Qui purtroppo tra quelli da far vedere. Comunque io leggo lo stesso il commento, se lo trovo. Allora, ci sono magistrati che hanno, dov'è?
i problemi. Perché si parlava di un magistrato che sostiene le stesse cose che sostiene Tamburro, però io sinceramente non lo trovo più tra quelli da far vedere. L'ho letto di sfuggita. Sì, dice, c'è un magistrato, dice Pierluigi, c'è anche un magistrato della Repubblica, tale Bruno Tarquini, che sostiene le stesse cose di Tamburro. Non ne ho idea, comunque sia, sia un magistrato, potrà portare delle norme di legge, quindi sarà anche molto interessante. Dunque, chiede a sempre Pierluigi, chiede, i signor registi e alcuni seguaci di von Mises ritengono che la riserva frazionaria sia la vera fonte di inflazione. Potresti chiarire meglio tutta la questione? Vabbè, ci provo, nel senso che, cioè, in grandi linee, l'inflazione è dovuta alla circolazione monetaria. Una cosa abbastanza ovvia, la moneta, anche se stampata, se non circola, non viene spesa, viene stampata inutilmente. E questo non è di poco conto quando poi si deve far fronte a certe teorie di complotto per cui la moneta andrebbe girando per il mondo. Poi alla fine deve essere spesa, se viene spesa crea inflazione. Noi siamo abituati a ragionare con la moneta fisica e verità, appunto, cioè, ci sono vari livelli, si chiamano aggregati monetari. Con la fisica viene chiamata tecnicamente M0, poi c'è M1, M2, M3. La Fed monitorizza fino a M2. E la BCE fino a M3. Perché monitorizzano l'andamento di questi aggregati, cioè i volumi e le velocità di scambio? Perché vanno a vedere qual è l'impatto sull'inflazione. Perché uno dei principali compiti della Banca Centrale Europea è quello di ancorare l'inflazione a lungo termine al 2%, a medio e lungo termine al 2%, per cui devono reagire andando a monitorizzare questi aggregati monetari, no? Come stanno andando. Quindi è ovvio che questa moneta secondaria si crea inflazione, ma la crea a partire da quella primaria. Quando la BCE, che non ha misure sostanzialmente per andare a agire sulla moneta secondaria, vede che l'inflazione sta correndo, magari a causa di qualche aggregato, la va a frenare riducendo l'emissione monetaria, cosa che non sarebbe possibile stampando monete e comprando roba come vorrebbero i signori registi. Quella moneta lì sarebbe sempre in circolazione. La banca centrale emette moneta, abbiamo visto nei documenti, comprando titoli, per esempio, quindi, o prestandola direttamente alle banche, cioè facendo il rifinanziamento. Quindi compra dei titoli, quando i titoli scadono, questa moneta ritorna alla banca. Basta, per divenire la moneta in circolazione, quella fisica, basta lasciare che i titoli scadano senza emettere nuova, senza comprare altri titoli, e in questo modo, diciamo, la situazione si stabilizza, cioè diminuisce la circolazione monetaria. E siccome ogni volta che si crea moneta, poi si creano anche dei depositi bancari, crediti, debiti, eccetera, è chiaro che andando a regolare il rubinetto principale si regolano anche tutte le conseguenze che sono quelle appunto dei depositi, eccetera. Quindi essenzialmente la spiegazione è questa. Allora, vediamo. Tanto c'è anche chi fa battute, vabbè, mandiamo anche questa, vai. Dice Orboros 74, dice Bernini starà aggiornando il firmware del microchip del cervello, sì, perché Bernini è quello, credo sia quello del microchip, quello famoso. C'è chi dice che le tasse non sono sbagliate, che sono troppo alte, eccetera, eccetera. Vediamo. Se c'è qualche altro commento, allora ci sono magistrati. Allora, per quanto riguarda i magistrati, eccetera, io non vorrei aprire il fronte magistrati. Ci sono anche i magistrati che autorizzano la cura stamina, anche se non ha basi scientifiche. Sì, ci sono anche dei magistrati che hanno dato ragione, il giudice di pace, più che altro, che hanno dato ragione a dei signori registi, poi hanno perso, diciamo, gli altri livelli diciamo, di giudizio, i gradi di giudizio, però. Non stiamo adesso a discutere il magistrato, c'è anche qualche magistrato che è convinto che l'11 settembre ci sia stato un complotto e quello, poi uno se vuole fa la causa, se vince in via definitiva vince in via definitiva, se non perde, cosa ci vogliamo fare? Vediamo subito.
vediamo se Tarquini, 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 ho ripetuto varie volte. Ok, poi eventualmente se questo magistrato può produrre dei documenti, noi saremo tutti contenti di andare a vedere, diciamo, com'è la situazione effettiva. Allora, ad ora siamo a posto, credo. Sì, con i commenti, mi sembra di averli visti sostanzialmente tutti, almeno mi pare. Bene, e siamo allora, siamo alle 23, quindi il live in teoria potrebbe anche finire qui, ma se volete potete anche fare qualche domanda, anche che riguarda qualche altra teoria di complotto. Nel frattempo faccio un po' di pubblicità. Pubblicità, tra virgolette, ricorderete sicuramente il professor Claudio Vercelli con il negazionismo, gradito ospite di un live, e la rivista Prometeo, che è un trimestrale, in edicola, edito da Mondadori, che è edicola e librerie, credo, pubblica un suo articolo, in questo numero, il numero attualmente in vendita, che si chiama Le trappole seducenti del complottismo, fantasia arbitraria di facile maneggio. Sottotitolo: una o più persone celate dietro false sembianze o mentite spoglie sarebbero in grado di orientare il corso della storia. Questo abbiamo visto anche negli interventi ai parlamentari che parlano dei club Bilderberg, no? Come se in quest'epoca in cui mi contattano ogni giorno per sapere cosa penso di una teoria di complotto, anche quando sono magari in viaggio o in situazioni nel nulla, e ci fosse bisogno, insomma, di avere un posto fisico dove incontrarsi, un club effettivo di cui far parte per cambiare il corso della storia. Adesso, se volete sapere come funziona come funzionano le riunioni del club Bilderberg, basta chiedere a chi ha partecipato. Per esempio, Lili Gruber ha partecipato a una riunione del Club Bilderberg. Quando i deputati vanno in televisione del Movimento 5 Stelle, se sono interessati, potrebbero chiedere direttamente a lei come funziona questo club. Quindi, diciamo che sono molto contento, anche se nel libro sul negazionismo parlava anche un po' di sfuggita di complottismo, però, diciamo, ho avuto il piacere di averlo in live, in diretta, e confrontare appunto il complottismo con il meccanismo del negazionismo, che hanno molte, molte, molte cose in comune. E quindi, diciamo, mi illudo che in parte, diciamo, questo articolo sia anche frutto di questo dialogo, anche se non voglio illudermi. Allora. Ah, ovviamente ci sono ci sarebbero tante precisioni diciamo, precisazioni da fare. Per esempio, quando si parla di inflazione, l'inflazione ha tante cause. Non ha soltanto come causa non ha soltanto come causa la massa monetaria. Questa è la teoria, se non sbaglio, della scuola austriaca, mentre è ovvio che, per esempio, quando scarseggia il petrolio, aumenta il petrolio, ossia una crisi in qualche posto del mondo, aumenta il petrolio e aumenta il costo dei beni e dei servizi, perché poi costano tutti di più, perché molti sono basati sulla spesa petrolifera. Quindi, diciamo, le cause dell'inflazione possono essere tante, però diciamo che, stando ferme tutte le cause, una delle variabili è la quantità di moneta in circolazione, ovviamente. Allora, vediamo, c'è un provocatore, che è Padre Squarchio, che fa questo commento. Passiamo all'11 settembre, maledetto. Sì, appunto, c'è anche chi sull'inflazione dice, appunto, come dice Luca Curioli, ci sono magistrati che... ah no, scusate, ho sbagliato.
sbagliato commento, mi si è spostato, eccolo qui. No, è Eusebius de Grit che dice: per quello che chiedeva riguardo all'inflazione, non dipende solo dagli aggregati, ad esempio l'aumento dell'IVA può avere effetti inflattivi. Ecco. Ad esempio, quindi è chiaro che aumentano i prezzi aumentando l'IVA. Non sono tutti d'accordo, però poi ci sarebbe da analizzare poi nel dettaglio quanto, perché poi ecco, un'altra cosa tipica delle che non dicono mai quanto, allora dicono: ah, questo succede così, cioè, vanno in giro i soldi, eccetera. Quindi, quanti soldi sono creati, nascosti, gestiti? Per esempio, c'è chi dice: no, quando la banca centrale riprende quei soldi, no, che gli sono rientrati dai titoli o dalle banche che sono state rifinanziate, li manda nelle Cayman, queste cose. Come se fosse un buco nero in cui poi da lì non nasce più inflazione. Poi vengono usati questi soldi, no, da qualcuno. Non si capisce perché mandarli lì, boh, così, per tenerli buoni, per poter scappare con i soldi. Oppure, per esempio, dovrebbero dire, per esempio, che tutti i regolamenti che gesti, per esempio, normano, brutto termine, mi è venuto questo però, normano per esempio, il riciclo del denaro non è una cosa brutta, cioè, è quello che fa la banca centrale quando gli rientra la moneta. Cosa fa? Va, vede la moneta, se è ancora buona, la riusa per nuova emissione, altrimenti la distrugge. No? Ci sono dei conteggi, ho distrutto tot moneta, deve tornare con la moneta in circolazione. Cioè, non è che si può, facciamo un po' come ci pare, ecco, non lo facciamo in un negozio o in una banca normale commerciale, poiché non lo facciano nella banca centrale, insomma. Allora, andiamo avanti. Dunque, poi c'è chi dice: come spieghi che Tremonti, leggiamo, facendo parte del Bilderberg, dica che il signoraggio esiste? Allora, qua ci dobbiamo trovare un po' d'accordo. Allora, il signoraggio esiste, non è che non esiste il signoraggio, ma il signoraggio esiste in quanto, come è definito in tutti i libri di economia, compreso il Samuelson, quello citato da Tamburro. Il signoraggio esiste in quanto il guadagno di chi emette moneta. Ora, nei paesi civili, tipo noi, chi emette moneta è la banca centrale e i guadagni della banca centrale vanno allo Stato, cioè lo fa la banca centrale per conto dello Stato. Ecco. Quindi il signoraggio è quello che corrisponde sostanzialmente agli interessi sui titoli, quel 2-3%, insomma, no? Che lo Stato guadagna, tra l'altro. Sono dei miliardi che non ci fanno schifo, diciamo, noi li prendiamo volentieri. Ora, ci possiamo anche girare intorno, ecco, però quello è poi, sono i conteggi che vengono fatti, quello è il signoraggio. Altro è dire la teoria di complotto sul signoraggio bancario, che è tutt'altra cosa, che sostiene che il signoraggio sia la differenza tra il costo di stampa di un biglietto e quello che c'è scritto sopra, cioè se stampare un biglietto di banca mi costa 1 euro, e qui c'è scritto 100, il signoraggio diventa 99, poi più interessi che so diventa 102, ok? Mettiamola come volete, però questa è una teoria di complotto, cioè c'è un complotto. Alcuni dicono, tra l'altro, che è una truffa legalizzata, che viene fatto tutto secondo la legge, ma è la legge che permette di fare quello, ma abbiamo visto che non è vero. Altri invece dicono che viene fatto di nascosto, cioè ci sono degli imbrogli, appunto, prendono la moneta, in verità non la riciclano, la mandano in conti particolari all'estero. Quando uno poi dice una cosa del genere, uno straccio di prova la deve portare. Ecco. Di solito invece queste prove non ci sono mai. Allora, poi c'è chi dice, se fa la domanda delle domande, e questa, su questa, tra l'altro, la risposta la potete trovare nell'articolo appunto che vi citavo, cioè le trappole seducenti del complottismo, di cui ho avuto un draft, una piccola bozza da poter leggere in anteprima. Quindi, rivista Prometeo della Mondadori, numero in edicola adesso, articolo di Claudio Vercelli. La domanda è questa: perché l'Italia ha un debito di 2.000 miliardi? È una bella domanda. Alcuni signoraggisti dicono: ah, se l'Italia si stampasse i soldi da solo, questo debito non ci sarebbe. Ora,
già risposto in un articolo che si chiama Stampare denaro no grazie, oppure meglio di no, mi pare, dove ci sono tutti i conti, quindi ve li andate a vedere. Perché ha un debito? Beh, basta vedere come è fatto il debito, come si calcola il debito. Il debito è quello che appunto dobbiamo dare, no? Semplice. È la somma di tanti deficit. Cioè, ogni anno si crea un deficit e la somma di questi deficit dall'anno X, in Italia è 1861, in poi, da quando c'è 1861 si crea il grande libro del debito pubblico d'Italia. Si crea appunto il debito, ma il debito c'era anche prima, negli stati prima dell'unità d'Italia, cioè ogni stato aveva un debito, sono stati solo sommati. Quindi anche quando si metteva con loro, eccetera, c'era il debito. Nell'anno 1900, durante il Regno d'Italia, c'era il debito. Io seguo un titolo, per esempio, così adesso non ce l'ho da qualche parte, ma l'ho anche mostrato in video, un titolo dell'anno 1900 dove si garantiva un interesse del 5%, cioè se compravi tu cittadino, come adesso i bot, no? Parte del debito dello Stato, ti diamo un interesse esattamente come. E perché? Non potevano fare il signoraggio anche allora, erano stupidi, era già allora c'era il complotto, il Regno d'Italia, evidentemente no, e ci hanno pensato. Chi ci ha pensato? Ci ha pensato, qualcuno l'ha fatto davvero, qualcuno l'ha fatto davvero, lo Zimbabwe ha iniziato a stampare moneta per coprire il debito, è arrivato a creare moneta di questo genere. 100.000 miliardi di dollari, che è più o meno di dollari del Zimbabwe, che è più o meno il premio che hanno preso i Ig Nobel quest'anno, che corrisponde a circa 4 dollari, se non sbaglio. Quindi chi l'ha fatto ha avuto questa conseguenza, cioè una grandissima inflazione, iperinflazione si chiama. C'è anche chi nega questo fatto, boh, provassero loro l'esperimento, non sulla mia pelle possibilmente. Quindi, comunque, dicevamo, il debito si forma come in una famiglia, no? Una famiglia, se un anno si indebita, cioè ha un deficit, no? Spende più di quello che guadagna, ha un debito di, che so, 1.000 euro. L'anno dopo, se non ripareggia questo debito, ha, e magari ha un altro deficit, somma il deficit seguente con quello di prima. Cioè, accumula mattoni di debito uno dopo l'altro, arrivando a questo punto, tipo in Italia, 2.000 miliardi. Perché? Perché spende più di quello che guadagna, semplicemente. La risposta sembra banale, però purtroppo è così. E non perché la finanza internazionale ci vuole strangolare, eccetera, ma semplicemente per questo. Poi alcuni complottisti dicono che l'Italia, se si stampasse la sua moneta, ma abbiamo visto che lo fa la Banca Centrale per nostro conto, quindi sostanzialmente già lo facciamo, se stampasse per conto proprio guadagnerebbe quei soldi di signoraggio. Invece li guadagniamo, però non è che risolviamo, prendiamo qualche miliardo, ma non è che abbiamo risolto un granché. Alcuni dicono invece, no, ma se noi ci prendiamo tutti i soldi del signoraggio, prendiamo tutti, cioè prendiamo 99, calcoliamo che ogni volta che mettiamo moneta prendiamo 99 euro, allora lì è ancora più esilarante, poi i conti sono proprio i conti spaziali inventati nella nuvoletta della fantasia, e possiamo divertire, sembra che qualche volta poi ne ho parlato pure, ma anche quella cosa lì è veramente esilarante. Allora, vediamo qualche altra domanda. Ah, poi c'è chi mi dice: guarda il video di Anno Zero, Bersani e Tremonti, dura 3 minuti, non fare pico. Non lo guardo adesso, lo guarderò dopo, darò risposta. Del resto c'è chi appunto risponde dicendo: ma ha detto quello che sta dicendo adesso, cioè che il signoraggio è differenza tra costo della banconota e il suo valore? E questo poi è il punto. Chi dice invece che il signoraggio è signoraggio, quello è, si sa che, cioè, è una cosa, c'è scritto anche sul vocabolario, lo sanno tutti, cose, cioè, chi si occupa di emissione monetaria lo sa cos'è il signoraggio, eccetera eccetera. Allora, allora, vediamo il padre Squarchio che diede: secondo te è stato mai traslato l'esempio che fece Tremonti, ovvero l'operazione di sgrattaggio del bordo delle monete d'oro per ricavarne l'aggio? Allora,
L'animatura della moneta era una pratica che appunto ha provocato la coniatura delle zigrinature intorno alle monete, viene da lì. Proprio quando le monete erano d'oro, d'argento, cioè di metalli preziosi, qualcuno per guadagnarci, quando gli passava la moneta, la limava un po' intorno e sembrava ancora uguale. La poteva rispendere, no? Quindi aveva la stessa moneta più aveva anche la limatura. Allora, l'aggio in verità non è quello. L'aggio è, adesso non vorrei dire delle cose sbagliate, ma da quello che ricordo, anche se non ha senso dirlo anticamente, ma anticamente era quello che prendeva, di che si teneva un po' da parte quello che coniava la moneta. Quindi, il signoraggio, no? Il signore che aveva il diritto di battere moneta, cosa faceva? Se aveva 1 chilo d'oro, ne usava un po' per le monete e un po' se ne teneva lui. I romani facevano così, sono partiti dalle monete d'oro, sono arrivati ad avere monete di metalli terribili, veramente quasi latta. Funziona così, cioè funzionava così. Adesso siamo le tecniche sono un po' diverse. Così. Poi sulla moneta d'oro c'è una cosa interessante. Molti dicono: ah, il problema è stato il momento in cui, con Bretton Woods, con gli accordi di Bretton Woods, anzi con la fine degli accordi di Bretton Woods, si è abbandonata la parità aurea, che una volta si aveva l'oro, adesso non c'è più. Allora uno si aspetta che i signoraggisti vogliano tornare alla missione aurea, ma neanche per il cavolo che vogliono continuare a stampare moneta dal nulla, esattamente come si fa adesso. Adesso si stampa moneta dal nulla, cioè uno stampa una moneta, da dove la stampa? La stampa dalla carta, non è che la stampa perché c'è stato un ordine divino che ha detto tu ne stamperai 100, non succede più così, no? Stampa la carta e diventa moneta semplicemente, quindi non, si chiama ex nihilo. No? Si stampa dal nulla, però è regolata dalle leggi. No? Del resto, se si stampasse più moneta del necessario, si avrebbe un'inflazione. Quindi siamo sempre lì. Inflazione grossa, non quella di adesso, il 2%. Immaginate che già l'Italia nell'81, quando vendeva in modo forzato alla Banca d'Italia, in modo diretto, cosa che adesso abbiamo visto che è vietata, vendeva in modo diretto una parte dei titoli pubblici che emetteva, avevamo raggiunto un'inflazione nel gennaio dell'81 del 3,2% al mese, quindi un tendenziale annuo di 35% di inflazione. E non si faceva la follia che vorrebbero i signoraggisti, quindi immaginate un po' le dimensioni della cosa, diciamo. Allora, vediamo se trovo qualche altro commento. C'è una domanda molto attuale di Fujin Junior. In presenza di debito, come si giustificano gli stipendi dei politici? Allora, a questo punto dovremmo chiederlo proprio ai politici che avremmo potuto avere qui, ma che non abbiamo avuto. Ma le discussioni poi sugli stipendi dei politici, eccetera, sono un po' fine a se stesse, perché poi se si chiede in giro la risposta è: ma a me non è che interessa tanto quanto prende, se facesse quello che per cui è pagato andrebbe anche bene, anzi potrebbe anche pagare di più. Cioè il valore di così come di un imprenditore, così come di un operaio, così come di chiunque, è la sua capacità di guadagnarsi in maniera proporzionale, diciamo, guadagnarsi la pagnotta in maniera proporzionale al suo lavoro. Ora, se io riesco a far poco perché sono un po' impedito, guadagno la pagnotta. Se io sono molto molto bravo nel mio lavoro e faccio guadagnare tutti con il mio lavoro, mi merito un panificio, ecco, mettiamola così.
È chiaro che la sensazione che si ha invece è che il politico non faccia bene il politico. Per esempio, io posso dire che i deputati Bernini e Sibilia, con queste prestazioni, diciamo, un po' circensi che hanno prodotto, che hanno dimostrato un'ignoranza anche dal punto di vista, insomma, delle leggi che loro dovrebbero scrivere, loro sono quelli che dovrebbero scrivere le leggi, non, abbiamo visto che non le capiscono, sanno cosa c'è scritto. Perché hanno visto un sito e ripetono quello che è scritto nei siti. Ecco, uno verrebbe veramente a pensare, ma fate bene a ridurvi lo stipendio, ecco, almeno non siamo costretti a dirvelo noi, però questa non è giustificazione per, diciamo, essere un po', diciamo, scarsi nel proprio lavoro. Cioè, il discorso è se voi ve lo guadagnate, va bene, ecco, che vi guadagnate anche qualche cosa di più. E se invece una politica appare come, diciamo, un po' claudicante, è come un operaio che appare agli occhi del suo datore di lavoro un po' imbranato, ecco, si deve dare da fare per dimostrare di essere bravo. Invece qua abbiamo un problema, cioè che i politici si determinano da soli il loro stipendio. Se lo sono anche un po' ridotto, hanno eliminato un po' di vitalizio, eccetera, però chiaramente rimane ancora un po' il problema, che a volte è un po' ipocrita, ecco, come problema, perché magari, da parte di chi magari viene fatto anche da parte di chi magari evade allegramente le tasse e poi dice: ah, ma quelli guadagnano troppo, no, oppure che affitta in nero un appartamento, insomma, e poi fa discorsi di principio. Ora, siamo tutti peccatori, eccetera, però guardiamo anche le cose da un punto. Ah, mi è venuto in mente una cosa, prossimamente. Ci sarà un live, ci sarà sull'abolizione delle province. E adesso vedrò se, diciamo, come riuscirà ad imbastire la cosa. Però la cosa è molto attuale e interessante perché l'Associazione Nazionale delle Province Italiane, l'ANPI, credo si chiama l'ANPI, l'Associazione delle Province Italiane, si sta muovendo proprio per non per impedire la soppressione delle province o praticamente lo svuotamento dei suoi poteri. Ma per mostrare che forse non è poi così conveniente eliminarle, no? Non è che eliminando un livello amministrativo davvero magari si hanno dei risparmi, potrebbe anche darsi che non si hanno risparmi. E di questo forse ne parleremo prossimamente. Ecco, quindi mi è venuta in mente questa cosa perché parlando con un ragazzo che, diciamo, segue i miei live, io seguo le sue attività, eccetera, è venuto fuori questo discorso molto interessante. Siccome è una cosa che non si dice in giro, anche perché è un po' brutta, dire che magari non conviene abolire le province, siccome a me piace rendermi un po' antipatico, no? Vogliamo approfondire proprio questa cosa. Ora, io non ne sono competente, quindi farò più che altro delle domande, però la cosa mi sembra interessante anche perché riguarda i nostri soldi, quindi dovrebbe interessare anche a voi. Allora, bene, bene, bene. Ah, c'è comunque qua la solita proposta, molto interessante, la vorrei fare anch'io, però purtroppo sono arrivato secondo, quindi la faccio fare a Pierluigi, che dice: in questo momento potrei sollevare tutti i signori registi dalla moneta debito, accetto euro gratuitamente. Allora, questa sembra una battuta, ma interessante, cioè c'è chi dice che la moneta in verità è una moneta debito, anche nel momento in cui noi ce l'abbiamo addirittura abbiamo un debito. Allora c'è chi dice: vabbè, dammela a me la moneta, così non hai più un debito, è un vantaggio, te la prendo gratis, sei contento, no? Avevi un debito, te l'ho tolto, sei più contento. Non accettano in genere, non so per quale ragione. Allora, vabbè, lascio stare le battute. Allora c'è chi dice: ah, LeFu, dimmi perché il signoraggio che dici tu è giusto, non è un capitalismo perverso, ma qui non c'entra assolutamente nulla il signoraggio che dico io con il capitalismo perverso. È una tecnica di emissione monetaria che è molto efficace perché può essere regolata, non è a perdita come i signoraggisti, può essere usata per regolare l'inflazione e i primi a ottenere un beneficio quando si regola l'inflazione sono proprio gli operai, i poveri, quelli che non hanno il meccanismo di piglio i soldi, li porto all'estero, a me che me frega dell'euro, io compro dollari e così via. Oppure, se in Italia c'è l'inflazione, a me che me frega, io compro le macchine straniere. Chi deve comprare da mangiare in Italia, a pagare l'affitto in Italia, eccetera. È chiaro che
vorrebbe evitare un'inflazione che gli mangia lo stipendio già prima che lo prende, che lo incassa. Quindi chi tiene agli operai dovrebbe tenere innanzitutto a questa politica, quantomeno sull'inflazione, poi il resto tutto discutibile, della BCE che la sta ancorando al 2%. Del resto, il Giappone, che è portato come grandissimo esempio, non so per quale ragione, eccetera, dai signori registi, come se fosse la patria dei soldi gratis, che ha un altissimo debito, 250% sul PIL, noi ce l'abbiamo del 130 circa, la metà rispetto al PIL, e che però nessuno crede che falliscano perché sono molto seri, coscienziosi, piuttosto si farebbero tagliare la testa di non ripagare un debito. Avevano una deflazione, cioè avevano un'inflazione così bassa che era negativa. Ora, la deflazione, uno potrebbe dire, è un vantaggio, no? C'è soldi in mano, aumenta il valore dei soldi che è in mano. Il problema è che chi ha soldi in mano, tipo gli imprenditori che hanno milioni di euro, piuttosto che rischiare in un'impresa, rischiando di perderli, se li tengono, gli aumentano di valore, no? Quindi non c'è scambio. Infatti Abe, ha cominciato ad applicare la sua Abe Economics, ed ha iniziato a stampare tanti yen per aumentare un po' l'inflazione, perché avere troppa inflazione è male, ma anche avere niente inflazione può essere un problema. Quindi, diciamo, si è un po' allineato anche il Giappone a quello che boh, è la posizione anche della BCE, un pochino anche della Fed, anche se la Fed un po' dell'inflazione non gli importa tanto. Però diciamo che questo Giappone forse inizierà a essere un po' antipatico d'ora in poi ai complottisti. E hanno tra l'altro un governo di destra, per dire. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Allora, tanto ci sono anche discorsi tra gli spettatori. Vediamo un attimo. C'è chi chiede di fare un live sull'informatico, e sono informatico, potrei anche fare. Steve Jobs e Gates sanno o sapevano programmare? Dicono che Jobs non era programmatore, è vero. Ma io non so se era programmatore o no, o se io credo che Bill Gates fosse un informatico vero. Questo è anche un po' le physics di Hall, diciamo. E pare, insomma, che potrebbe essere anche candidato a tornare come CEO di Microsoft, come figura carismatica, quantomeno. Steve Jobs purtroppo beh, è andato, purtroppo, quindi non gli è più possibile. Però era più che altro un visionario, un esperto di marketing, potremmo dire adesso, ma anche un po' scontroso. Insomma, se ti presentavi da lui con un'idea leggermente diversa da quello che pensava, ti buttava fuori al calcio, non ci pensava 2 volte, pretendeva davvero il massimo. Però, insomma, che lui sapesse o no informatica, vale fino a un certo punto. Non, cioè, forse anche un bene che in certi ruoli non ci siano dei tecnici, ma ci siano delle persone che abbiano una visione dei prodotti che producono, e che i tecnici, come me per esempio, si debbano occupare di come costruire quelle cose che sono state viste. Il problema è che quando uno ha il compito di avere una visione è un po' sguercio, orbo, vede male, cieco, allora quello è un problema. Perché il tecnico per realizzare una cosa si trova sempre. La visione giusta è no, è un po' difficile. Ecco perché ci sono anche altre ragioni: i dirigenti prendono tanti soldi, ma anche perché c'è un mercato dei dirigenti che è veramente perverso. Sentivo una volta in Radio 24 ne parlavano poi sui meccanismi di contratti dei dirigenti, perché esplodevano, andavano molto oltre l'inflazione. Però appunto, quando poi un dirigente fa bene il suo lavoro, come dicevamo prima, anche per i parlamentari, poi è anche un vantaggio per tutti. Il problema è che spesso non lo fanno. Allora, poi Pierluigi dice: la teoria di Barnard è supportata da economisti veri e propri e si chiama cartalismo MMT. Nel senso che sì, ci sono degli economisti che la sostengono, però poi abbiamo sentito il professor Vittorio Carlei, economista, professore di
all'Università di Chieti e Pescara, e che ha spiegato, mi ha spiegato, perché gli ho chiesto, io non sono un economista, quindi io chiedo quando non conosco, e lui ha spiegato che quello che sostengono quelli della MMT è assolutamente assurdo. Ora, poi ci sono alcuni che, quantomeno dal punto di vista del cartalismo, sostengono che ci sono delle cose positive, cioè che uno Stato si può in qualche modo comunque coprire i debiti stampando moneta, però poi stiracchiano quest'idea in una maniera, secondo me, un po' ambigua. E non si riesce mai a capire poi qual era sulla loro affermazione, ecco. Non si riesce mai a chiudervi davanti a una visione ben precisa. Mi sembrano un po' sfuggenti. E anche il tipo di fidelizzazione e di diciamo, aggressione che producono nei confronti di chi non è d'accordo con le loro idee mi dà sempre un po' da pensare. Questi atteggiamenti sono sempre un po' strani. Per cui, uno al limite si può limitare a dire ma che dice questo scemo, eccetera. Invece loro applicano, addirittura c'è un gruppo Facebook inglese, quindi, insomma sono l'idea della MMT americana, credo, che è un gruppo specifico Facebook che si occupa di curare la pagina sulla MMT di Wikipedia. E infatti, se uno va a vedere quelle pagine, trova sempre come ultima parola quello che dicono i seguaci della MMT. Mai, come succede in tutte le altre pagine, cioè, la MMT dice queste, le critiche sono queste. Invece c'è affermazione critica, replica. Affermazione critica. È chiaro che avendo sempre l'ultima parola ce la fanno sempre. Poi però appunto io dico che bisogna sempre passare poi quando ci sono questi argomenti specialistici da articoli su riviste di settore, riviste nel senso di journal scientifici e economici, perché soltanto in quel caso l'articolo può essere vagliato da altri di pari livello, se non superiori, che possono analizzare se tu stai scrivendo delle bullshit, delle stronzate, oppure stai dicendo delle cose tutto sommato sostenibili, ecco. Però alla luce di quello che è la conoscenza scientifica, ovviamente. Poi, questo è il motivo per il quale, per esempio, è molto criticato il movimento cosiddetto per la verità sull'11 settembre, per dire, perché non producono degli articoli scientifici. Si limitano a criticare il lavoro degli altri, ma producete un vostro modello, no? Di crolli, di cose, di avvenimenti, non lo fanno. Allora, raccontate la vostra verità ad un processo, non lo fanno. Cioè, quando si tratta poi di andare alla verifica, non lo fanno, fanno solo propaganda, per questo è che anche uno a un certo punto si stufa anche di stare dietro, perché io devo stare dietro alla propaganda degli altri. Datemi una cosa nero su bianco, cosa fanno? I video. Bah, quindi, sì, io faccio video, faccio dei video un po' divulgativi, però dietro ci sono anche degli articoli, per esempio, che scrivo sul blog, nero su bianco, e mi riferisco a fonti che sono comprovate, che sono. Vi racconto semplicemente, appunto, vi dicevo, no? Ci sono delle fonti, queste sono le fonti, e le fonti non ce l'hanno, quindi no, non c'è tanto da stare a discutere. Quindi, sono solo un divulgatore, gli articoli scientifici su queste cose ci sono, e sono tra l'altro lo stesso Samuelson, per esempio, il libro di economia è un valido inizio, ma ci sono tanti articoli scientifici che parlano di questi argomenti, e nessuno che dice che il signoraggio è la differenza tra il valore nominale e quello di stampa, per dire. Nessuno specialista che ha studiato per poter dire come stanno le cose. Allora, vediamo. Ah, sì, dice Rettiliano nel tempo di Sion. A proposito dei magistrati, un live lo imiterebbe Imposimato. Imposimato, per esempio, è un magistrato noto perché era un giudice di forum, per dire, che vorrebbe appunto denunciare, non so se il governo americano o qualcosa del genere, comunque vorrebbe fare, diciamo, intentare una causa sui fatti dell'11 settembre. Magari così finalmente ne parleremmo chiedendo delle prove anche alternative a quelle che abbiamo a disposizione, poi così potremo confrontarci davvero, potranno confrontarsi ovviamente loro in aula di tribunale, perché nel frattempo, mentre giocano a fare video, ci sono persone che vengono condannate in America, rischiano la pena di morte, e loro
nei video dicendo che non sono stati quelli condannati, ma è stato il governo americano. Io cercherei di salvare quelli che sono ancora, cioè, salvabili, le vittime ormai no, però insomma, se io fossi convinto che uno è innocente, mi metto a fare i video, soprattutto se stessi negli Stati Uniti, poi chiamerei il suo avvocato e gli direi: guarda, io ho la prova che il tuo assistito è innocente. Invece neanche gli avvocati dicono: è stato un complotto. Sì, ma vabbè. Cose strane, però nel mondo complottista c'è sempre questo mistero, se no non funziona neanche il complotto. Bene, bene. C'è chi mi chiede di fare un live pesciai contro abitanti dell'entroterra, il cartelismo, che se l'allero, eccetera, eccetera. E dunque vediamo perché poi ci sono anche discorsi tra vari utenti, eccetera. Pierluigi dice, oggi è super commentatore. Altra assurdità, teoria auritiana, Auriti, poi vi spiegherò, insomma, accennerò chi è per chi non lo conoscesse, è quello che vuole la moratoria di tutti i debiti, poiché non si conoscerebbe di chi sia la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Allora, su questo discorso, sì, questa è una assurdità ovviamente. Perché interessante, innanzitutto guardiamo che Pierluigi è stato molto preciso, che ha scritto esattamente quello che dicono i sostenitori del signoraggio, cioè c'è un problema di sapere di chi sia la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Allora, a parte il fatto che si sa di chi è, perché la proprietà è, per definizione, se uno guarda un vocabolario, vede cos'è proprietà è poterne disporre. Allora, se una moneta ce l'ho in mano io, è mia. Basta. Questo io ci faccio quello che voglio, nessuno viene a sequestrarmela perché l'ha prodotta la banca centrale, quindi non mi interessa. La moneta è mia e ci faccio quello che voglio. E la cosa interessante è all'atto, dire all'atto dell'emissione. È molto interessante perché non si riesce a definire che cosa significa all'atto dell'emissione. Perché l'emissione c'è il prima e il dopo, all'atto che cos'è? Allora, abbiamo visto, i regolamenti adesso non me li fate riprendere, della Banca d'Italia e scusate, della BCE che dice come funziona l'emissione monetaria, no? Come funziona l'emissione dell'area euro. Funziona così, così, così. Quando si emette moneta, cosa succede? Che la banca centrale prende i suoi titoli e li dà. Che le banconote sono titoli della banca centrale e li dà a qualcuno che aveva dei titoli di un privato, di uno stato, eccetera, e lì in cambio prende questi titoli. Allora, se io do la moneta a qualcuno in cambio di un titolo, questa moneta diventa sua. Ma all'atto dell'emissione di chi è? Ma all'atto di cosa? Prima e dopo. All'atto prima o dopo? Per cui quando si parla del prima loro parlano del dopo, quando si parla del dopo parlano del prima, sempre questa. Allora uno dovrebbe dire, ma prima dell'emissione chi è? Dopo l'emissione di chi è? Okay? Allora, se prima è prima è della banca centrale, cioè dell'eurosistema, e dopo è della persona a cui è stata accreditata. Su questo poi c'è stato anche qualche personaggio, tipo Daniele Di Luciano, che ha iniziato a fare tutto il discorso, per cui non avendo capito. Questo è stato tra l'altro l'oggetto di una interrogazione parlamentare al Parlamento europeo nei confronti della Commissione. Olli Rehn ha risposto che la moneta è prima è del loro sistema e dopo, perché ne dispone per poterla emettere, dopo è di chi ce l'ha. Punto. Cioè non è che ha dato questa risposta, siccome adesso non ricordo esattamente, non mi ha detto del conto. A cui è stato addebitato, siccome è un termine di ragioneria, bisogna parlare precisi, si dice conto a cui è stato addebitato. Siccome c'è scritto addebitato, la loro moneta è un debito. Allora, proprio io ho chiesto a un ragioniere, il ragioniere dice, cioè, ma addebitato nel conto dare più, è una cosa positiva di chi ce l'ha, appunto. Quindi basta andare un po', chiedete a un ragioniere, avete un amico ragioniere, gli chiedete cosa significa addebitare in conto. Allora, mandiamo in chiusura questo live, poi ripeto, poi sarà caricato anche sul
sul canale ufficiale, mi dispiace di questo disguido. Per cui è venuto fuori su un canale creato stasera. Mi hanno creato un canale per forza. Allora, va bene. Sì, Auriti non era economista e insegnava diritto della navigazione. Ha scritto anche dei libri, se mi pare, su questo argomento, eccetera. Poi dice, uno scrittore ha detto, dice Alex T, uno scrittore ha detto che lo stipendio dei professori deve essere giustificato. Per quello spiegano complessi. Per sì che sia lo stesso nell'economia, vogliono che la gente non capisce appieno. Allora, io non ho ben capito la domanda. Allora, però mi sembra che somigli un po' a certe teorie strampalate per cui i professori sono a insegnarci cose sbagliate, un po' troppo complicate, così ci ingannano. Allora, questo ovviamente è una balla pazzesca, cioè bisognerebbe credere a un complotto di tutti i professori del mondo. In verità, i professori studiano all'università, l'università per chi c'è stato sa, o almeno per chi l'ha fatta bene, che permette di fare ricerca, di chiedere ai professori la risposta a qualunque domanda. Non c'è un'università che forma delle truppe d'assalto per credere in certe cose, ecco, assolutamente no. Anzi, nonostante per esempio si possa affrontare magari uno studio scientifico, si arriva anche allo scontro durissimo su magari certi approcci più o meno leciti dal punto di vista accademico, ovviamente. C'è una libertà sia di insegnamento che di apprendimento, sia nelle facoltà umanistiche che in quelle scientifiche. E poi chi va e può insegnare anche nei licei, per dire, è comunque uscito dall'università e ha avuto accesso a tutte le fonti e tutti i testi. Chiaramente è chiaro che all'università non ti diranno mai che il signoraggio bancario è frutto di un complotto, cioè, perché non ha nessuna base scientifica, semplicemente. Tutto lì. Altrimenti offrirebbero anche questa visione, diciamo, della realtà. Non ci sarebbe nessun problema. Non devono giurare fedeltà al duce come facevano una volta, o magari come qualche complottista vorrebbe che debbano fare anche adesso. Ecco. Allora, vediamo. Ah, sì, ma poi se continuo a parlare di economia, intanto miei spettatori. Benissimo. Poi c'è insomma qualcuno che vorrebbe sapere anche come funzionava l'economia dal Medioevo, e lì bisognerebbe chiedere all'università, c'è sicuramente qualcuno che insegna storia dell'economia, però insomma sono materie di studio, quindi andrebbe un attimo visto. Però insomma alla fine l'emissione, per dire, c'è chi dice che l'emissione aurea era chissà che cosa, ma l'emissione aurea poi alla fine perché siamo passati all'emissione dal nulla, cioè come facessimo delle fiche di questo così, no? Io ho una fiche, c'è scritto 100 euro, una cosa di plastica. Perché alla fine emettere con loro, emettere con una fiche alla fine è la stessa cosa, hanno semplicemente scoperto che è la stessa cosa, anzi emettendo con loro si ha a che fare con le fluttuazioni dell'oro, se proprio vogliamo essere sottili. Potremmo, per esempio, decidere di fare monete d'oro, non ci sarebbero problemi. Ma comunque, cosa potrebbe comprare una moneta d'oro da 100 euro? Quello che adesso compra una banconota da 100 euro, che viene stampata sulla carta, né più né meno, semplicemente. Quindi, la teoria della paura, che si sfrutta la paura di ciò che non si può toccare, no? L'oro io lo immagino come un bene durevole, un qualcosa che posso toccare, controllare, la moneta va dal nulla. Si sfruttano un po' queste paure, no? Questi poi intrinseche, no? Delle persone interne, un po' come quando si parla delle lobby del farmaco, no? Che ci vogliono tutti morti in qualche modo, no? Ci intossicano apposta, ci creano le malattie per poi creare. Poi magari può essere anche vero in alcuni casi, va verificato semplicemente. Ci sono tanti protocolli scientifici apposta per evitare
problemi, ogni tanto qualche multinazionale del farmaco viene anche multata perché non ha seguito i protocolli, quindi vengono ritirati i farmaci dal mercato proprio perché siamo tutti interessati con questi protocolli a verificare che le cose funzionino bene, anche perché i medici stessi hanno dei familiari magari che vogliono evitare che si intossichino con sostanze che non è bene che circolino o che non siano, insomma, date alla leggera un po' dai medici, c'è anche questo problema. Però, insomma, passa tutto attraverso una verifica razionale, ecco, alla fine poi il discorso è tutto lì, ecco. Cerchiamo di avere un po' un approccio razionale alla faccenda. Come stasera abbiamo avuto un approccio razionale alla teoria del signoraggio, punto, cioè non né più né meno. Paventare complotti, eccetera, senza prove non ha senso. Allora, ok, bene. Okay. Poi c'è un punto iniziano il bello che non sono costretto a rispondere a tutto perché poi gli spettatori si rispondono tra loro. Allora, grazie a tutti di aver seguito questo live. Nonostante il sabato sera comunque siete stati molto numerosi, questo video verrà passato anche sul canale principale, quindi poi si potrà magari un po' ricopertinato, insomma, adesso vedrò un po' montato, magari solo nella prima parte che riguardava la risposta alle affermazioni pubbliche di Bernini e Sibilia. Le affermazioni rimangono, sono anche documentate, se ne è potuto parlare. Quello che dico io non è diverso da quello che dicono tutti gli economisti del mondo. Se noi prendiamo un economista qualunque, vi dirà sostanzialmente quello che vi ho detto io. Poi, nel frattempo, comunicazioni di servizio, varie cose, eccetera, possiamo dire che. Posso dire che sto preparando un video che è un po' impegnativo anche perché in genere le reazioni sono molto aggressive su quel tema. Un video sull'11 settembre, di cui ho già scritto un paio di articoli sul blog. L'ultimo articolo è sul dubbio del signor Massimo Mazzucco, che dice tanto che bisogna avere dubbi, e poi lui invece non ha dubbi che ci sia stato un complotto. E l'ha detto pubblicamente, tra l'altro davanti a Paolo Attivissimo, che è un po' il bubu, bau, bubu, uomo nero, no? Del complottismo. Il complottista nero deve nominare, Massimo, deve nominare, scusate, Paolo Attivissimo almeno una volta in ogni frase, perché altrimenti non va bene. In genere mi rivolgono, ormai è diventato anche una specie di aggettivo, me lo rivolgono come offesa, no? Tu sei Paolo Attivissimo, oppure sei come Paolo Attivissimo. Tra l'altro non ho avuto il piacere di incontrare, ho avuto solo un'email da parte sua, dopo 3-4 che tra l'altro gli avevo mandato, quando hanno parlato di lui in un live, insomma, quando c'ero io, e gli avevano detto che l'avevano invitato e lui non si era presentato, no? Quindi l'avevano un po' trattato da vigliacco. Lui non aveva ricevuto nessuna comunicazione, semplicemente. E allora gli avevo fatto presente la cosa, tra l'altro neanche a lui. Nell'email del gruppo 11 settembre, quindi neanche sapevo che mi avrebbe risposto lui. Allora, l'altro articolo che è precedente, invece parla del discorso della teoria dei crolli, delle torri, eccetera, e tratta un po' il discorso anche nel gruppo dei fantomatici esperti di Architects and Engineers. In Anti-Leaven for the Truth, cioè gli architetti e gli ingegneri dell'11 settembre per la verità. Ta-ta. E questi signori che poi anche loro non pubblicano articoli tecnici, mi raccomando, dicono che dovrebbero spiegarci perché è facile, lo fanno gli ingegneri tutti i giorni, la differenza tra l'energia necessaria per rompere un piano e quella di crollo, eccetera. Lavoro che è stato fatto tra l'altro da Bazant e altri, però poi in molte dichiarazioni non distinguono l'energia dalla forza, confondono un po' tutto perché devono dire che insomma si aspettavano un crollo diverso, eccetera. Dovrebbero offrire un modello scientifico-tecnico, dovrebbero scrivere un articolo come dovrebbero essere capaci di fare i tecnici, però anche in questo caso non lo fanno, ma chissà perché. Vabbè. E poi ho analizzato un po' la cosa e ho mostrato, insomma, perché
le posizioni di questi signori e di Mazzucco sull'argomento sono abbastanza, diciamo, zoppicanti, quantomeno. E inoltre, in anteprima, vi posso dire che ho scoperto una mistificazione nei video di Mazzucco quando presenta un documento in cui mostra le spese necessarie per la rimozione dell'amianto in un paio di piani delle torri. Ho trovato un documento simile perché era quello in verità, probabilmente era, non so se il contatto definitivo o un preventivo, però ce n'erano anche altri in rete simili. La pagina di cui parla in verità non riporta in quel punto la somma necessaria per la rimozione dell'amianto, che era un po' alta, tipo 800 mila dollari, ma era la cifra compresa della installazione di due centrali elettriche in una torre e nell'altra, in più i vari piani, cablaggi, eccetera, in più collateralmente anche la rimozione dell'eventuale amianto presente nelle strutture, perché c'erano dei pavimenti fatti in parte in amianto con isolanti, allora si poteva fare ancora. E quindi già qui presentata in un certo modo quando sul foglio c'era scritto un'altra, ma la parte superiore del foglio viene tagliata misteriosamente dall'inquadratura, quindi lo spettatore magari non riesce ad accorgersene. Va bene. Bene, bene. Poi c'è chi dice: hai detto Medici, ma chi è Alberto? Sì, Alberto Medici, che credo di averlo nominato. Va bene. Allora. Ok, benissimo. Credo che ci siamo. Ok, penso di aver risposto a più o meno tutte le domande. Bene, allora, quindi vi saluto. Ci vediamo al prossimo live o video, eccetera. Vedrò di forse il prossimo sarà quello sulle province, perché insomma, l'ospite è ben documentato e poi l'argomento è abbastanza, diciamo, stringente. Poi, in verità, c'erano tante cose di cui volevo parlare, però purtroppo gli ospiti sono anche molto impegnati. Per esempio, sul discorso della sperimentazione animale, in questo periodo c'è stato un grande, diciamo, un grande movimento. Abbiamo avuto, ricordate, l'assalto all'Università di Milano, la liberazione di topi, cavie, eccetera, da laboratorio, che hanno mandato a monte un po' di studi anche finanziati con Teleton. E diciamo, dietro questi movimenti animalisti, eccetera, che hanno fatto anche, tra l'altro, ultimamente una manifestazione in piazza davanti da un convegno sulla sperimentazione animale, eccetera. Diretto interessato è Federico Baglioni, che è il biotecnologo che abbiamo avuto ospite qui nella puntata sugli OMG e sugli organismi, no, gli OGM, sugli organismi geneticamente modificati, e purtroppo è estremamente impegnato, quindi è difficile trovare una sera in cui parlarne un attimo. Poi ha anche organizzato diverse manifestazioni per, insomma, pubblicizzare l'approccio scientifico, eccetera, quindi comunque c'erano tante cose interessanti di cui parlare. Poi c'è il discorso anche del metodo stamina, di cui abbiamo parlato collateralmente, qualcuno ha anche commentato questa sera. Un metodo che già si capiva che era inconsistente dal punto di vista scientifico, che non aveva effetti misurabili, e questo nonostante il grande favore anche del Parlamento, che ha cercato di accontentare anche i familiari, eccetera, delle persone che sfortunatamente soffrono di malattie gravi e che hanno avuto la promessa di, diciamo, di quantomeno di miglioramento da parte di queste persone sono dietro questo metodo, ma nonostante questo il metodo è stato giudicato inefficace, sotto tutti i punti di vista, inconsistente scientificamente e poi senza effetti. Adesso ne stanno parlando ancora. Avrei voluto avere appunto
Salvo di Grazia, alias MedBunker, qui a spiegarci un po' di cose, anche lui impegnatissimo, anche lui ha un lavoro ovviamente ed è da sera impegnatissimo, anche lui con la divulgazione e anche e soprattutto con tutte queste storie di metostamina, quindi anche lui è un problema averlo ospite con noi. Infine, vi anticipo, diciamo, forse. Sono riuscito ad avere un contatto proficuo con un bancario, anzi, sì, bancario, un tecnico bancario che potrebbe rivelarci la verità sul signoraggio secondario, cioè effettivamente le banche possono creare moneta oltre quella che raccolgono. La legge dice di no, però magari poi tra ripieghe di regolamenti, ma forse sì. Adesso chiederemo direttamente, è un'intervista scritta, quindi spero di ricevere risposta. Diciamo, mi è stato annunciato che forse nei prossimi giorni potrei avere risposta, ovviamente al buon cuore di chi poi si espone, perché poi succede così, no? Uno risponde a cose a cui credono invece i complottisti e viene preso. L'assalto come servo dei potenti, cioè, ma lui essendo già all'interno di una banca, quindi più di essere servo della banca non può essere, quindi alla fine che importa. Va bene, grazie a tutti, quindi arrivederci e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Grazie, arrivederci.